primo vero test, il Campobasso ha giocato alla pari contro una squadra di vertice di Lega Pro. Questo è un segnale importante. Beh, adesso è chiaro che si può pensare molto positivamente e dire questo, ma in effetti non è stato così perché noi non abbiamo giocato alla pari, visto che la partita l'hanno fatta loro, perché avevano più qualità di noi, perché avevano più fisicità di noi, quindi la partita l'abbiamo sofferta, noi per la prima volta abbiamo fatto la fase difensiva, visto che nelle partite precedenti giocavamo sempre nella metà campo avversaria, oggi invece siamo stati costretti a fare quello che fino ad oggi non era la nostra abitudine. Chiaramente c'era la forza in campo avversaria che non ci permetteva forse di fare meglio, quindi bisogna prendere positivamente questa prima partita contro una squadra più forte di noi, però c'è anche da sottolineare che potevamo fare anche un pochino meglio perché nella gestione della palla siamo mancati quasi completamente a parte 5-10 minuti nell'inizio del secondo tempo. E quindi diciamo va bene così, ma bisogna sempre migliorare. Quindi segnali migliori, diciamo, nella fase difensiva di contenimento dell'avversario oggi? Sì, oggi era la prima volta che noi avevamo anche qualche timore o qualche dubbio, perché in effetti voi avete anche visto le partite precedenti, giocavamo con squadre a parte una che comunque cioè, facevano fatica, no? Quindi si giocava nella metà campo avversaria e chiaramente la nostra fase difensiva si finiva un uno contro uno di un difensore centrale con un attaccante. Oggi invece la squadra ha dovuto partecipare tutta alla fase difensiva, a cominciare dagli attaccanti per finire poi al portiere e quindi ci poteva magari essere che noi no, non essendo abituati a questo e dato che siamo una squadra nuova insomma, che è alla terza settimana di lavoro ci poteva anche stare che facevamo i casini, invece non li abbiamo fatti seppur abbiamo concesso insomma, diverse palle gol che chiaramente un po' per demerito nostro ma anche per la bravura degli avversari chiaramente. E costruendo anche quattro occasioni nitide campo basso, Sì, costruendole no, perché poi ci siamo arrivati spesso su episodi, quindi di costruzione abbiamo fatto ben poco e questo infatti è l'unico piccolo aspetto negativo di questa partita che comunque ci lascia contenti, soprattutto perché abbiamo fatto fare 75 minuti a un gruppo che non l'aveva ancora fatti e non abbiamo avuto, credo, adesso rientro nello fortuna. spogliatoio, non abbiamo avuto grossi problemi in campo, quindi anche oggi è insomma, per me l'aspetto più importante è questo. Doveva essere la gara per presentare la squadra ai tifosi, peccato però il pubblico è stato costretto a restare al di fuori dell'impianto, anche se all'interno si sentivano nitidamente i cori dei tifosi. Sì, beh, questo è chiaro che dispiace un po' a tutti perché magari poteva essere una giornata diversa, però le cose sono andate in questa maniera, io non voglio entrare in merito a queste situazioni. Ecco, mi dispiace perché magari se ci fosse stato un po' di gente sarebbe stato anche più carino sia per noi che per il Benevento, ma soprattutto perché insomma, i nostri tifosi ci potevano vedere all'opera con una squadra forte, soprattutto perché fino ad oggi abbiamo giocato con squadre rispetto a noi di categoria inferiore. Amichevoli a ritmo serrato, lunedì si torna in campo, giovedì scorso ce n'erano state due, una squadra che comunque inizia a prendere forma e si vedono le due scelte per ogni ruolo, quindi una rosa di 22 giocatori, due per ogni ruolo, così come era nei piani dell'allenatore e della società. Sì, no, questo era il nostro progetto iniziale. Come abbiamo detto, abbiamo ancora qualcosina da aggiustare, però siamo contenti del lavoro che si è fatto in sede di preparazione insomma, della rosa. Siamo anche contenti di come vanno le cose perché abbiamo un buon campo di allenamento. Stiamo venendo spesso anche qui senza nessun problema, quindi va tutto bene. Ecco. Però il discorso si apre il 6 settembre, quindi per il momento tutto quello che si dice fa parte delle chiacchiere. In attesa dei gironi, che si vocifera anche che Campobasso potrebbe essere inserito al sud, questo ne ha già parlato, però la preoccupa un pochino, poi, insomma. Beh, non nascondo che preferiremmo fare un girone, o meglio, non nascondo quindi che preferirei fare, ma credo anche la società, insomma, preferiremmo rimanere nel girone di appartenenza che è quello del girone F, perché comunque lo conosciamo ed è un vantaggio. Un altro girone chiaramente
creerebbe qualche problematica in più, però noi siamo qui a Campobasso perché abbiamo già detto inizialmente, senza nasconderci, che vogliamo fare un campionato di vertice e ci dovremo riuscire in qualsiasi girone capiteremo. Qualora dovesse esserci un cambio di girone, nello specifico andando più a sud, servirebbe solo un cambio di mentalità, lavorare quindi anche su altri aspetti, oppure bisognerebbe anche riguardare e ritoccare l'organico? Ma guarda, io adesso prendere questi discorsi mi metti pure agitazione con queste domande. Non si cambierebbe nulla, ci mancherebbe altro, come fai a cambiare per cosa poi, nel senso che il gioco del calcio è uguale da tutte le parti, adesso al di là che puoi trovare un girone più forte o meno forte, più determinato o più leggero, quindi questi sono discorsi che secondo me è meglio non fare, perché comunque non è ancora arrivato il momento che hanno fatto i gironi e quando sarà, io perlomeno spero che si possa capitare nel girone F, che è quello che è stato del Campobasso anche la passata stagione.